Veniamo così alla terza tipologia di comune, vale a dire il comune popolare. Ora bisogna dire, bisogna precisare come neppure la nuova magistratura podestarile, cioè la figura del podestà, riuscì in qualche modo a restituire alla società comunale l'equilibrio e la pace interna, poiché le lotte interne tra fazioni politiche all'interno dello stesso comune continuarono, nonostante che la guida politica del comune dello Stato fosse affidata ad un forestiero, cioè ad un cittadino non residente nel territorio del comune. A partire dal XIII secolo, infatti, il contrasto tra la ricca borghesia, la quale si era ulteriormente rafforzata da un punto di vista economico, e la vecchia aristocrazia si fece più aspro che mai, più difficile, più forte, più violento, più virulento. L'esito del conflitto mise capo alla nomina di un capitano del popolo, per cui comune popolare, dal capitano del popolo, il quale era incaricato, aveva l'incarico di tutelare gli interessi della borghesia contro ogni prepotenza o abuso da parte dei nobili. Nominato per 6 o per 12 mesi, il capitano del popolo era assistito dal consiglio minore delle arti e dei priori, dai capi di tutte le corporazioni o arti, e da un consiglio maggiore o del popolo, di cui faceva parte la borghesia cittadina. Pertanto, può ben dirsi come la forma di governo che prese forma viene detta comune popolare, ma occorre attribuire al termine popolo il suo esatto significato. Nei comuni medievali italiani, infatti, quando si parla di popolo, non si intende, come potremmo essere indotti a credere noi, partendo dalla nostra mentalità corrente, la totalità degli abitanti, ma solamente, soltanto, esclusivamente l'insieme di coloro che, praticando un mestiere o un commercio, risultavano iscritti alle arti o corporazioni. Pertanto, gli operai, dipendenti o salariati, non erano ammessi alle arti, non potevano iscriversi a tali arti o corporazioni, quindi non potevano costituirsi in associazione e dunque non partecipavano in alcun modo all'amministrazione della città. Erano cioè esclusi dalla guida della città, dal governo cittadino, dall'amministrazione del comune. Anche l'istituzione del capitano del popolo rispondeva in qualche modo agli interessi di un limitato numero di persone, vale a dire di un'aristocrazia non più di sangue come l'antica aristocrazia medievale feudale, ma un'aristocrazia del denaro, cioè dei grandi uomini di affari e proprietari di aziende o grossi mercanti, i quali erano preoccupati di difendere i propri privilegi, sia contro i nobili spodestati, sia contro la massa dei più umili artigiani e dei plebei, della gente povera. Ci troviamo cioè di fronte ad un governo di classe, un governo di parte. La plebe cittadina, infatti, malgrado costituisse numericamente la maggioranza della popolazione del comune, non riuscì mai a partecipare al governo della città. E quando di tanto in tanto, talvolta insorgerà, si solleverà in forma violenta contro gli abusi dei nobili e dei ricchi nel tentativo di conquistare il potere, finirà sempre per essere sconfitto. Cioè questi tentativi di sollevazione popolare non andranno mai a buon fine e non consentiranno mai alla plebe cittadina, alla plebe comunale, di assumere la guida del comune. Questa terza forma istituzionale, cioè il comune popolare, per la quale il comune appare diviso in due distinte società, quella aristocratica e quella popolare, costituì nella maggior parte dei casi il punto di arrivo della storia comunale. In alcuni centri, tuttavia, come nel caso di Firenze, a termine di un lungo conflitto, il popolo grasso, cioè la ricca borghesia, riuscì definitivamente a prevalere. Ma ciò avvenne solo quando le associazioni professionali delle arti, delle corporazioni in cui esso si era organizzato, riuscirono ad assumere la direzione della città e a dare vita ad un nuovo comune borghese. Ma si trattò chiaramente di eccezioni.
La regola è costituita da questa divisione di classe e dalla esclusione, in qualche modo perpetua, durante tutta la vita, il corso di vita, di sviluppo del comune, esclusione del popolo, cioè dei salariati, della plebe cittadina, della plebe urbana. Ora, all'interno del comune popolare, al podestà e al capitano del popolo, ormai esautorati, cioè privati del loro potere effettivo, restarono delle funzioni esclusivamente amministrative, cioè dovettero esclusivamente e semplicemente amministrare la cosa pubblica, la res pubblica del comune. Ora, un comune sempre più forte, sempre più autonomo, sempre più indipendente, condusse ad uno scontro inevitabile con l'impero, vale a dire con uno dei due poteri universali del Medioevo. Da un lato l'impero, dall'altro l'altro potere universale era il papato. Ma è principalmente contro l'impero che la vita del comune comporta uno scontro, una frizione, un attrito. I liberi comuni, infatti, si rivelarono ben presto come un pericolo per gli ideali universali feudali, sostenuti, come già detto, dall'imperatore e dal papa. I comuni, infatti, grazie al loro dinamismo economico, si erano sempre più svincolati dal sistema feudale, liberati, emancipati, resi indipendenti e rivendicavano la loro piena indipendenza. Una volta divenuti una specie di piccoli stati indipendenti, pur considerandosi sempre vassalli dell'impero, tendevano inevitabilmente all'autonomia politica ed amministrativa e perciò finivano con l'ignorare ogni direttiva imperiale nella vita cittadina. Questi, infatti, si governavano con delle istituzioni proprie, con delle proprie leggi e si difendevano con propri eserciti, spesso grandi e ben addestrati. E si erano a poco dimenticati dei loro doveri nei confronti dell'imperatore. In realtà, quella dell'impero e quella dei comuni erano due forme di civiltà diametralmente opposte. Una era diretta dall'alto, l'altra dal basso. L'una era rurale, l'altra cittadina. Una era statica e mobile, l'altra invece era dinamica. Una era aristocratica, l'altra era sempre più borghese. Era pertanto solo questione di tempo, inevitabile, che entrassero in conflitto e che una delle due dovesse soccombere. Tra il XII e il XIII secolo, infatti, noi registriamo numerose lotte. Noi abbiamo lotte talvolta cruente, sanguinose, al fine di stabilire la vittoria dell'una rispetto all'altra parte. E noi registriamo in modo particolare la vittoria delle autonomie cittadine. E quindi la lenta e progressiva decadenza nel basso medioevo, durante il basso medioevo dell'impero, vale a dire di uno dei due poteri universali del medioevo. A dare inizio alle ostilità fu uno dei più grandi imperatori medievali, cioè Federico I di Svevia, detto il Barbarossa. Eletto dopo un lungo periodo di anarchia e di conflitti tra i feudatari tedeschi, che per la successione al trono imperiale si erano suddivisi in due grandi fazioni. Da un lato i Guelfi che appoggiavano i duchi di Baviera, dall'altro lato i Ghibellini che appoggiavano i duchi di Svevia, il Barbarossa sognava di poter unificare l'intera Europa sotto la propria autorità. Il nuovo imperatore, cioè, vagheggiava l'antico ideale medievale dell'unificazione di tutti i popoli europei sotto un'unica corona imperiale. Il primo tassello per la realizzazione di questo progetto grandioso, ma sempre più ideale, sempre più utopico, cioè non rispondente più alla realtà storica del tempo, era l'Italia, nei confronti della quale egli si poneva tre obiettivi: riportare sotto il suo controllo i comuni sorti nell'area centro-settentrionale, acquistare un'indiscussa supremazia sul papato ed infine estendere l'influenza germanica anche sull'Italia meridionale, ai danni dei normanni. Di questi uomini del nord che si erano nei secoli precedenti insediati nell'Italia meridionale e avevano anche fondato un regno. A incoraggiarla a tale impresa furono non solo le molte famiglie feudali desiderose di abbattere la potenza comunale, ma anche alcuni comuni come Pavia, Lodi, Como, i quali erano preoccupati per l'espansionismo di Milano, nonché lo stesso Papa, che
contava sull'aiuto imperiale per rovesciare il comune popolare affermatosi a Roma sotto la guida del monaco Arnaldo da Brescia, la cui veemente predicazione contro la corruzione e l'immoralità del clero aveva costretto il pontefice ad abbandonare la città santa, ad abbandonare Roma, la quale si era costituita dunque come comune popolare. Nell'ottobre del 1154 l'imperatore intervenne in Italia con un piccolo esercito e a Roncaglia, presso Piacenza, convocò una dieta in cui revocò i diritti imperiali, le cosiddette regalie, di cui si erano appropriati i comuni, e, dopo aver distrutto Asti, Chieri, Tortona, si fece incoronare a Pavia re d'Italia. Si diresse poi verso Roma e strinse un accordo con Papa Adriano IV, il quale, in cambio della cattura di Arnaldo da Brescia, gli concesse l'incoronazione imperiale nel 1155. Egli però non riuscì ad ingraziarsi la popolazione dell'urbe, della città di Roma, che insorse contro di lui, costringendolo a tornarsene in tutta fretta in Germania. 4 anni più tardi, Federico Barbarossa, cioè nel 1158, tornò in Italia, deciso ad imporre la propria volontà con la forza delle armi. Marciò su Milano e dopo 2 mesi di assedio la sottomise. Per dare un fondamento giuridico alla propria egemonia sui comuni, riunì una seconda dieta a Roncaglia nel novembre del 1158, in cui i 4 famosi giuristi dell'Università di Bologna riconobbero in lui la suprema autorità della terra, la fonte di ogni legge, il detentore di ogni diritto. Ora, il fondamento teorico della rivendicazione imperiale del sovrano era sicuramente incontestabile da un punto di vista strettamente formale, strettamente giuridico, ma la sua applicazione era totalmente anacronistica, fuori dal tempo, non teneva cioè conto delle mutate condizioni sociali, politiche, storiche del periodo, del basso Medioevo, del dopo l'anno 1000, del XII secolo. Federico dimostrava infatti di non tenere in alcun conto quanto era avvenuto in Italia negli ultimi anni. Dal suo punto di vista, infatti, gli stessi comuni, in base a quanto stabilito dalla dieta di Roncaglia, erano del tutto illegali, cioè non avevano alcun fondamento giuridico, erano delle costituzioni arbitrarie, per cui il ritorno delle singole città al sistema feudale e il riconoscimento della supremazia assoluta dell'impero avrebbero ripristinato la legalità violata. Ma questo era esclusivamente il punto di vista dell'imperatore. In conformità con tali principi, venne deciso di sostituire ai consoli un podestà, vale a dire un magistrato di nomina imperiale, munito di pieni poteri. Era inevitabile dunque che la ribellione esplose in quasi tutta l'Italia e che venne domata soltanto con il prezzo di una violenza inaudita da parte delle truppe imperiali, le quali distrussero dalle fondamenta tanto la città di Milano quanto la città di Crema. Ma questa è soltanto una puntata dello scontro tra i comuni e l'impero. Ora, per contrastare gli assalti degli eserciti del Barbarossa, nel 1164 alcune città venete si unirono a una lega anti-imperiale, cosiddetta Lega Veronese, e il loro esempio venne seguito a ruota dai comuni della Lombardia, i quali nel monastero di Pontida si impegnarono con solenne giuramento a difendere i propri diritti e a ricostruire la città di Milano. Siamo nell'anno 1167. Ora le due leghe si fusero, dando vita alla Lega Lombarda, la quale venne sostenuta anche dal nuovo Papa Alessandro III, che era fiero avversario del Barbarossa. Nel 1176 abbiamo lo scontro risolutivo. Le truppe della Lega Lombarda ebbero la meglio sull'esercito di Federico nella battaglia di Legnano, che è una città che ritorna molto nella retorica pubblica della Lega Nord. Chiaramente ha un fondamento storico, ma che è del tutto diverso e estraneo ai moventi, dai moventi, dalle ragioni politiche del partito della Lega Nord. L'imperatore fu costretto a stabilire la pace con il Papa nella tregua di Venezia del 1177 e con i comuni la pace di Costanza nel 1183, nei quali i comuni riconobbe le regalie e le consuetudini già godute, già in possesso da parte dei comuni, già fruite, esperite dai comuni, il diritto di mantenere un proprio esercito ed anche di eleggere dei propri magistrati. Pertanto possiamo dire che i comuni, malgrado alcuni limitati, parziali, deboli obblighi feudali,
divennero anche da un punto di vista legale stavolta, a differenza di quanto previsto dalla prima dieta di Roncaglia, degli stati sovrani, la cui autonomia amministrativa e politica, le cui libere istituzioni erano sancite dall'esplicito riconoscimento imperiale. Maggior successo invece venne ottenuto da Federico I, ovvero Federico il Barbarossa, nell'Italia meridionale, dove egli combinò le nozze tra suo figlio Enrico e Costanza d'Altavilla, vale a dire l'ultima discendente della dinastia normanna. In tal modo il regno normanno nell'Italia meridionale venne unito anche formalmente all'impero. Nel 1190 il vecchio imperatore morì, seguito di lì a poco dal figlio Enrico VI, e lasciò un erede di appena 3 anni, Federico II, ma di cui parleremo in seguito.